Quante volte ti è capitato di andare a mare e non prendere niente? Esci da là e sei solo, no? Esci dall'acqua e il primo pensiero qual è? Oggi non girava niente, non c'è niente. Invece, quando vai alle gare, da qualsiasi gara, quel giorno tu fai una battuta di pesca e non prendi niente, esci dall'acqua, oggi a mare non c'è niente. E no, perché il primo classificato prende 10 saraghi. E dici, ma scusa, allora rifletti sul fatto che effettivamente c'è qualcosa che non hai capito di questa situazione. Perché cresci tantissimo quando fai una gara? Perché se è vero che il pescatore in apnea prima, agonista, prima della gara è assolutamente reticente, noi in Sicilia diciamo fa spitale, no? Sai, cioè, per i non siciliani, cioè, dice, piange, si lamenta, non c'è niente, non ho visto niente. Poi in realtà, e lo sai benissimo, dico, il pescatore poi dentro invece è super egocentrico, quindi se fa una bella pescata deve mostrarla a tutti e deve dire a tutti come ha preso quei pesci, no? Quindi subito dopo la gara poi c'è questa serie di racconti su come ha preso il sarago difficilissimo, come ha trovato la tana delle corvine, ma cosa cambia? Che tu a mare c'eri, quindi sai perfettamente che condizioni c'erano e se hai un minimo di acume tattico e tecnico riesci ad associare quelle condizioni al tipo di pesca che ha fatto chi ha fatto bene e poi puoi riproporlo nelle battute di pesca successive. Prima di continuare con il video, volevo invitarti a iscriverti, poiché la gran parte di voi che segue questi video non è iscritta. Iscrivervi è un'incredibile forma di supporto per le attività che svolgiamo all'interno del canale YouTube. Da poco abbiamo realizzato un brand di pesca subacquea che si chiama MSA Controcorrente, un brand che gira attorno a noi pescatori subacquei. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare la stragrande maggioranza delle nostre forze sull'assistenza ai clienti e sul supporto a voi pescatori. Motivo per il quale abbiamo creato una community privata di nome MSA Controcorrente Community su WhatsApp, dove potrai trovare supporto tecnico a 360 gradi, compagni di pesca e location in tutta Italia. Per accedere basta scriverci. Benvenuto Francesco Sacco ai lupi della pesca in apnea. Come stai? Bene, bene, grazie per questo invito, Cri. Ma Veramente figurati. inaspettato. Ma guarda, io mi piace tenere d'occhio la scena e so che tu sei di Palermo e vedo che prendi bei pesci e quindi ho detto che sono Mi curioso. capita. Ma non solo. Visto che sei pure nell'ambito agonistico, che hai famiglia e che sei molto attivo comunque nel network, ho detto voglio conoscere questo ragazzo e quindi ti ho voluto invitare. Raccontami di te intanto, qual è il tuo background, Francesco? Allora, io diciamo nasco praticamente a mare, come tantissimi di noi palermitani, no? Una famiglia di pescatori in apnea, diciamo quindi che hanno vissuto la scena della subacquea, diciamo lungo lo sviluppo generazionale. Ho praticato praticamente fin da sempre sport in piscina, quindi considera che dalla nuoto sono passato alla pallanuoto, uno sport che mi sono portato fino praticamente a 30 anni e contestualmente diciamo ho iniziato pure a pes fare pesca in apnea che ho sempre fatto con estrema passione quasi esclusivamente in estate. Poi con il termine del diciamo quando sono diventato un pochettino più grande ho fatto l'università a Trapani e là cominciai a praticarla in maniera molto più assidua andando a mare praticamente tutto l'anno. Ho smesso la carriera diciamo da pallanuotista. Quindi ho cercato uno sfogo agonistico. L'agonismo ha sempre caratterizzato la mia vita nella pesca in apnea. Certo, dico cioè, sforzo agonistico per modo di dire, perché poi comunque sono subentrati lavoro in primis e poi la famiglia, per cui faccio quel che posso con discreti risultati, ecco, diciamo così. Ok, allora, parlando di sport, di famiglia, di tutto quello che ci vuole per fondamentalmente fare pesca subacquea a livello agonistico, come trovi questo equilibrio? Quali sono le cose che hai deciso di fare affinché tu riesca a connubiare tutto senza spasciare nell'uno nell'altro? Allora, devo dire che diciamo, ho dovuto, cioè, il tutto è arrivato in maniera graduale e con una sorta di, cioè, con diversi assestamenti anche, soprattutto in ambito familiare, perché se diciamo, da giovane, tra virgolette, nel 2016 mi sono avvicinato quasi alla qualificazione al campionato italiano di seconda, il 2016 è coinciso
con il mio matrimonio. E quindi, diciamo, il matrimonio poi è l'arrivo del primo figlio, del secondo figlio, e di fatto praticamente io, per cercare di trovare una quadra, di fatto ho quasi smesso di andare a mare, tra virgolette, o comunque mi sono dovuto impegnare molto. Alla fine ho capito che, diciamo, per cercare di, come dire, di avere, di godermi il mare per come ero abituato, no? Dovevo quantomeno riuscire ad allenarmi al di là del mare, quindi avere un allenamento che mi consentisse poi a mare di ottenere qualche risultato, che è proprio a partire dalla cattura del pesce, no? Quindi inizialmente con la bicicletta, poi appena ho avuto la possibilità sono ritornato in piscina e quindi al momento dico la mia settimana, diciamo, sportiva si concretizza con nuoto e palestra. E poi quando riesco vado a mare. Chiaramente tutto questo è, diciamo, grazie anche al supporto di mia moglie e al fatto che riusciamo con entrambi i lavori a dico, organizzare la vita familiare, soprattutto con due figli piccoli, perché ho un bambino di 6 anni e uno di 5, quindi sono piccoli e molto vicini tra di loro con delle esigenze specifiche, no? Quindi praticamente fammi capire se ho capito. Tu dici non potendo andare a mare come facevo prima e quindi non potendo avere quel tipo di allenamento marittimo, chiamiamola così, Esattamente. compensi con l'allenamento fisico che ti tiene in forma per quando vai a pescare, Sì, praticamente. certo, devo fare delle rinunce, perché per dirti cerco di ritagliarmi lo spazio a pranzo, quindi dico mi devo organizzare per il pranzo. Chiaramente è un lavoro che mi supporta in questo, cioè nel senso che riesco a ritagliarmi gli spazi per magari mangiare in ufficio qualche ora prima di andarmi ad allenare, rinuncio, tra virgolette, alla pausa pranzo. Di E che poi tipo? così da. Allora, come formazione sono un biologo, biologo marino, ma diciamo ho lasciato il mondo della ricerca scientifica dopo qualche anno dopo il dottorato per dedicarmi all'azienda di famiglia. Con mio padre, diciamo mio zio, abbiamo un'azienda, produciamo tovaglioli di carta. E come mai hai abbandonato questo percorso? Quali sono state le difficoltà che hai incontrato? Allora, la ricerca è un mondo che mi piace tantissimo, però in quel momento avevo cioè, c'era una necessità a livello aziendale e una necessità anche a livello economico, perché comunque era un momento di stallo in cui non c'erano un pochettino di, come dire, scarsità di fondi a disposizione, e quindi comunque dovendo fare una scelta, ho fatto la scelta un pochettino più semplice, forse meno di carattere, se vogliamo dire così, per cui ho preferito ripiegare su una cosa, diciamo, di famiglia, che comunque in quel momento aveva necessità di prosecuzione in qualche modo, Di e supporto. quindi di supporto. Chiarissimo. Questa è una cosa molto interessante. Io ho un fratello che è un ricercatore nell'ambito neuroscientifico, anche un professore universitario, che si è trasferito all'estero un po' quasi, mi verrebbe da dire, non direi per le stesse motivazioni, ma perché comunque probabilmente in termini di fondi e di investimenti a livello universitario e di ricerca, qui dove abitiamo adesso in Inghilterra, c'era di più per il suo ambito. Con un posto così bello come quello che abbiamo noi, che è il Mediterraneo, con un posto così bello com'è quello che è la Sicilia, com'è che ci sono secondo te problemi di questo tipo? Allora, chiaramente ogni ambito ha le sue problematiche. Diciamo che di fatto sono dei periodi, chiamiamoli di vacche magre e vacche grasse, per cui diciamo questa disponibilità in determinati momenti è più o meno altalenante. Di fatto, comunque, diciamo una stabilità nel mondo della ricerca scientifica, a meno che non, diciamo, non arrivare a posizioni stabili, no? Soprattutto per giovani. Okay? È un pochettino più problematica. Se poi uno ha intenzione di stabilizzare, perché comunque poi dipende molto dalle situazioni personali, cioè nel senso che mi sono ritenuto, tra virgolette, fortunato nell'avere la possibilità di restare all'interno della mia città e di continuare a vivere la mia vita per come ero abituato a farlo, no? Quindi nella nostra isola, nella nostra città, eccetera. Durante diciamo, il mio percorso da studente, ricercatore, eccetera, eccetera, ho avuto la possibilità anche di lavorare all'estero, in Germania, a Dresda.
E chiaramente ambienti lavorativi incredibili, bellissimi e quant'altro, però chiaramente si scontrano con quelli che sono, tu da palermitano sai bene di cosa, e all'estero sai bene di cosa parlo, quindi comunque un aspetto diciamo umano molto diverso da quello nostro, che siamo generalmente molto più aperti e abituati a socializzare in maniera molto differente, quindi diciamo non c'è il mare. Comunque il dire questo, Germania, biologia No, no. marina. Allora io andavo, lavoravo, diciamo, io mi occupavo di genetica, tipo andavo a lavorare in un museo che, diciamo, in Germania i musei sono anche istituti di ricerca, no? Quindi avevo i miei bei campioni raccolti tra la Sicilia, comunque in giro per il Mediterraneo, poi li spedivo a Dresda, dove andavo a fare tutte le analisi genetiche. Poi sì, bellissimo, però praticamente mi devo fare 20 minuti in bici nel bosco, bosco, no bosco, come siamo abituati in Sicilia, bosco, con 0 gradi, 2 gradi, i cervi che mi attraversavano, i cinghiali, insomma, bellissimo, per carità, ma non è il mare. Bellissimo, ma non era il mare. Quindi io sono una persona pure piuttosto aperta alla socializzazione e ti posso dire che in 6 mesi a Dresda io non sono uscito una volta con i colleghi, perché loro fanno questa vita che si, come dire, lavoro è una cosa, la casa è un'altra, quindi non, tendono a non incrociare le due cose, ecco, diciamo così. Te lo sei mai chiesto come sarebbe potuta andare la tua vita se avessi intrapreso quel percorso? Probabilmente sarei ancora un ricercatore. Io ho avuto, dopo il dottorato, proprio perché lavoravo a Dresda in Germania, l'offerta del direttore del museo. Mi ha detto: guarda, io comunque una possibilità di trovarti un contratto, comunque ce l'ho, nel frattempo comunque collaboriamo, eccetera. Mi è arrivato in un momento in cui comunque io avevo la possibilità di scelta, quindi ho preferito rimanere a Palermo. Insomma, poi comunque dopo. Aspetta che ti ho perso. Al sì, Aspetta. sei? Ok, sì, adesso ci sono. Dicevi, ti è arrivata questa possibilità di avere un contratto con, o Di di andare a lavorare con la... Dresda. Sì. Ok. Però in quel momento ancora avevo la possibilità di lavorare a Palermo e ho preferito quindi rimanere nella mia città. Poi nel momento in cui c'è stato questo stallo, no, decisionale. A quel punto ho preferito, diciamo, rimanere a Palermo e comunque concentrarmi sull'azienda di famiglia, ben consapevole che comunque mi avrebbe portato fuori da questo mondo che mi ero disegnato, ecco. Ok, nello specifico che facevi in termini di studi? Allora, io ho lavorato con tanti cose, diciamo, tra i quelli un pochettino più ti racconto un po' quelli un pochettino più affascinanti. Dico, ho lavorato con un ripopolamento attivo di cernia bruna. Poi Figo. ho lavorato con un progetto, dico, sono lavori che chiaramente sono delle pubblicazioni. Ho lavorato con pubblicazioni scientifiche, diciamo, internazionali. Ho pubblicato anche un lavoro su cui ho fatto pure tesi, quello della cernia, sugli spostamenti riproduttivi del sarago. Un lavoro molto interessante. Figata. Sì. Poi, diciamo, con varie valutazioni di impatto, insomma, con vari animali, soprattutto tonni e cose così. Poi ho lavorato sempre in ambito marino, ti posso dire, con Corifena, con la lampuga. Ho fatto, diciamo, mi sono occupato della genetica di popolazione della lampuga, quindi avevo campioni da tutto il Mediterraneo, anche dall'Oceano, da quasi da tutto il globo, con i ricercatori mandavano e amici che mandavano campioni di lampuga. Avevo un freezer all'università, un meno 20 pieno di lampuga. Di carino c'è che quando mi arrivava il pesce, diciamo, fresco, che poi io prendevo per i campioni, avevo bisogno di poco tessuto, poi magari. Quindi avevo queste lampughe. La prima volta mi arrivano questi, che so, 10 kg di lampuga e quindi mi prendo i miei campioni, chiamo i miei amici e tutti vogliono le lampughe. La seconda volta mi arrivano altri 10 kg di lampuga. Ragazzi, ci sono le lampughe. La terza volta mi ha risposto più nessuno. Erano stanchi di avere le lampughe. E quindi queste lampughe ho cercato qualcuno disponibile. E allora, Francesco, capita a pennello, se mi dovessi summarize tre cose di
Queste tre specie, Cernia, Sargo e Lampuca, quali sono le curiosità più particolari che hai scoperto di queste tre specie? No, allora, la cernia, diciamo, non avevo, là era un lavoro di proprio di ripopolamento attivo. Io ho lavorato nell'identificazione di siti, cioè quindi erano delle cernie che erano state prese, in un'area, quindi per un problema di impatto genetico dovevano essere reintrodotte in quell'area. Stiamo Ok. parlando dell'area, sud-occidentale della Sicilia, quindi Sciacca per l'esattezza. Quindi abbiamo trovato dei siti idonei al ripopolamento, non che fosse difficile, ma per questioni scientifiche andavano caratterizzati. Dopodiché abbiamo fisicamente reintrodotto le cernie e nei primi, diciamo, nel primo mese, primi 2 mesi dal rilascio le abbiamo seguite per quanto possibile. Avevano dei pinger, cioè no, dei pinger, dei tag, delle, tipo, venivano messe nel tre quarti posteriore, per cui comunque potevano essere riconosciute poi nel caso di cattura accidentale c'era un numero di telefono del tag stesso, si chiedeva eventualmente alla marineria. La cosa curiosa è che per esempio una cernia, cernie piccole, perché comunque a parte che è più facile ottenerle, è anche più semplice da maneggiare, eccetera, eccetera, cernie rilasciate a Sciacca sono state pescate nell'arco di 6 mesi a Favignana. Con le reti, chiaramente. Wow, ok, wow. Immagino. Il Sarago E invece? poi Tarago, allora, praticamente, tu conosci la costa di San Vito, cioè dello Zingaro, no? Ok, quindi è caratterizzata da una falesia rocciosa, quindi che con una caduta, che cioè la falesia continua anche sotto la superficie dell'acqua, quindi abbiamo un diciamo il fondale sprofonda abbastanza velocemente, quindi fondamentalmente la zona rocciosa è poco estesa come distanza dalla costa. Noi abbiamo utilizzato quest'area perché era facile, sarebbe stato facile, diciamo, seguire gli animali. Perché noi cosa facevamo? Abbiamo preso con il palangaro dei saraghi maggiori, palangaro, diciamo, hook and line, no? Sì, Cioè, sì. diciamo. Quindi li prendevamo vivi, poi quindi con poche ore di cala del palangaro, in barca stessa li anestetizzavamo, gli facevamo una piccola incisione nella cavità peritoneale, nella pancia, e infilavamo un pinger, un bussolotto piccolo, 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 che metteva un segnale identificativo che veniva ricevuto da un trasmettitore. Okay. Quindi abbiamo preso questi saraghi e una volta che si sono ripresi li rilasciavamo in acqua. Contestualmente abbiamo posizionato dei ricevitori, okay, lungo la falesia dello Zingaro, proprio perché cadeva così, quindi la possibilità che il pesce si spostasse orizzontalmente era, diciamo, sicuramente meno probabile, perché comunque il fondale terminava a fango dopo poche centinaia di. Quindi abbiamo overlappato, diciamo, le aree di ricezione, no? Ha sovrapposto le aree di ricezione di ciascun trasmettitore e abbiamo seguito questi saraghi per un anno. Io contestualmente cosa facevo? A parte prendere i dati dal trasmettitore, andavo a seguire chiaramente l'andamento e la temperatura dell'acqua e andavamo ad acquistare nelle marinerie vicino, che, diciamo, insistevano su quell'area di pesca, i saraghi, e facevo praticamente l'analisi dell'accrescimento gonadico per vedere quando questi pesci sarebbero andati incontro a riproduzione, no? E poi li ho confrontati con quelli che erano, diciamo, i dati ottenuti dal trasmettitore. Ebbene, che è successo? Che ora chiaramente sono lavori di circa 15 anni fa, più o meno, quindi comunque i dati grosso modo erano questi, che i saraghi avevano un home range, cioè stavano all'interno di un loro areale con un'attività giornaliera piuttosto costante, cioè quindi erano sempre nella stessa area, va bene? Che con spostamenti nella colonna d'acqua, quasi sempre. Poi due date particolari in cui c'è stato un salto di temperatura, ora non mi ricordo se era da 17 a 20, 17-18 gradi, da 20 a 22, dico dovrei andare a vedere nel lavoro, praticamente questi saraghi hanno fatto una cosa che non avevano mai fatto. Cioè, se ne sono andati dal loro areale e si sono spostati sotto l'areale di un trasmettitore che
non avevano mai calcolato, molto profondi, sono stati per meno di 10 ore e sono ritornati ciascuno nella propria area. Quindi praticamente questo spostamento è stato, l'ho associato perché contestualmente è capitato di trovare nella marineria saraghi con gonadi spente, cioè quindi che si erano Bellissimo. appena riprodotte. Che si erano appena riprodotti e Ok. l'abbiamo associato a un movimento di tipo, diciamo, di tipo riproduttivo. Ok. Cioè, io vedi, staccandomi un attimo da tutta la scienza che c'è dietro, mica penso, vedi, noi andiamo a mare e vediamo questi animali che camminano. Capito? Ci sparavano. È una cosa bellissima. Ma che se hanno una vita, hanno delle abitudini, hanno... No, ognuno, dico, sono animali, ecco, Sì, anche sì. questa è variabilità del. La variabilità, la pesca in apnea è uno sport, diciamo, che ha questa componente biologica importantissima, per cui noi possiamo fare di tutto, ma andare poi ad analizzare, cioè solo l'esperienza, infatti l'esperienza della pesca in apnea è È un qualcosa. l'occhio a questa tipologia di comportamenti, è questa Assolutamente. attività, Fa la determinante. differenza. I pescatori più grandi, questi pescatori. Quelli più incredibili non hanno solamente delle doti atletiche, cioè io penso a un Nicolò Riolo, un Giacomo Demo, un Luigi Purè, cioè, quando li vedi, li senti parlare di pesca, cioè, si vede che hanno una marcia in più, ma non è solo la condizione atletica, è la conoscenza approfondita del mare e degli animali che noi vogliamo andare a pescare. Perché di ste cose se ne parla poco? Ah no, non lo so. Perché dico, questi sono i veri segreti della pesca in apnea, come lo potrebbero essere della caccia. Sì, ma di questo, quando trovi un bravo cacciatore, un bravo pescatore, alla fine vedi che quello che li accomuna è sempre questo, una profondissima conoscenza. Oltre, chiaramente, devono avere anche una testa, no? Propensa a quello. Certo. Poi nelle gare, tipo, che ti posso dire, sicuramente poi ci sarà, cioè sviluppano il modo di preparare in un determinato modo, l'attenzione a determinati dettagli, ma secondo me tutto è figlio dall'esperienza. Esperienza e mente predisposta a fare questo. Allora, com'è questa zona palermitana? In che zone peschi tu? In che zone ti muovi? Allora, per lo più, diciamo, allora io sono cresciuto come pescatore a Mondello. Ok. Mondello che per chi non lo conoscesse, praticamente è la spiaggia della città di Palermo, no? Tutta in quell'area là. Adesso una parte del litorale palermitano è occupato dall'area marina protetta, ma ancora da Mondello, diciamo, verso il porto di Palermo, verso la zona est, è ancora consentito. Poi si fa un salto per ritornare a pescare dopo Isola delle Femmine, quindi la Baia di Carini fino a Punta Raisi e oltre. La pesca, diciamo che pratico, il Mondello chiaramente è casa mia, io è un posto che frequento ormai praticamente quasi esclusivamente in inverno perché in estate è praticamente inavvicinabile per un diporto nautico eccessivo, eccessivo. Come ti posso dire, il Mondello è un posto stranissimo, cioè infatti è poco battuto da pescatori veramente, cioè dai pescatori bravi, perché comunque è un posto dove non c'è un fondale bellissimo, è quasi tutta praticamente posizione oceanica, però per chi conosce ci sono sai, quelle piccole lastre, quegli spacchettini che ti possono dare delle soddisfazioni, specie durante la stagione fredda, che si fa una pesca nel medio fondo, in ritmo, cioè, e poi sarebbe la pesca che io prediligo. Ritmo, medio fondo, buco per buco, è una pesca Ok. divertente perché non ti annoi, ecco. È Ok. qualcosa che in qualche modo, fatto in un determinato modo, ti dà la possibilità di tornare a casa sempre con qualche pesce. Poi, diciamo, chiaramente ci sono delle zone di dentici, qualche cernia, che poi, diciamo, spostandoci verso la Daura c'è un orlo molto importante, che anche là è molto battuto anche dai pescatori di superficie. Poi invece la madre, no? La scuola di tutti, diciamo, i pescatori palermitani, almeno gli agonisti, la scuola palermitana agonistica è chiaramente Punta Raisi, il fondale di Punta Raisi. Eh Ed è beh sì. quello che poi facciamo, diciamo, di solito. Scendiamo il gommone dal porticciolo di Isola delle Femmine, ci spostiamo verso Punta Raisi e là è un mondo perché è un posto meraviglioso, meraviglioso, difficile, ormai chiaramente super sfruttato, però
È la scuola per di tutti noi, Che ecco. cosa ha di diverso rispetto agli altri posti nell'ambiente palermitano? Ma di diverso, allora, anche Punta Raisi stesso, diciamo, ha delle differenze. Cioè, noi chiamiamo Punta Raisi Terrasini, ma praticamente è un tratto di mare enorme, no? Stiamo parlando di quasi forse 10 miglia di mare o giù di lì, cioè, insomma. Noi stessi, per esempio, intendiamo a distinguere Levante da Ponente. Non so se tu hai mai sentito questa distinzione. Io No. conosco un detto rispetto a Levante e Ponente, ma non No, no, nel no, io senso intendo. al contrario. No, no, nel senso che noi, per esempio, intendiamo, per esempio, la zona di Ponente. Quando andiamo a pescare a Punta Raisi, per esempio, tipico discorso tra pescatori palermitani. Sei stato a mare, sì, ma dove sei stato a Punta Raisi? Ma a Levante o a Ponente? Ok. Ok. Allora, la zona di Ponente praticamente è la zona che va da Molinazzo, Punta Molinazzo, diciamo l'estremità di Ponente dall'aeroporto di Punta Raisi, fino a più o meno la Tonnara dell'Orsa. Diciamo. La parte di Levante invece, diciamo, da quel lato, dalla Tonnara dell'Orsa fino al Golfo di Carini, in buona sostanza. E la parte di Ponente è caratterizzata da tantissima roccia, banconi, no? Di roccia tramezzata da Posidonia, molto molto dispersivi, che però, diciamo, in determinate occasioni danno spettacoli pazzeschi: corvine, dentici, saraghi, cernie, tante cernie. C'è un orlo, il famoso orlo del naso, che diciamo, disegna quest'orlo con delle pietre staccate, già si pesca un pochettino più fondo, ma è un fondale abbastanza conosciuto in tutta Italia perché è stato teatro di tantissimi campionati Ok. italiani e anche gare a diverso titolo, ecco. È accessibile a tutti in termini di profondità? Riesce a offrire batimetriche dove tutti Allora, possono da considerare pescare? che la parte di Ponente, diciamo, è interessata da una zona interdetta che è praticamente un'area di 1 chilometro dalla costa dell'aeroporto. Quindi già comunque ci troviamo in batimetriche che possono oscillare tra i 15, nella parte più bassa forse siamo poco oltre i 10 metri, per poi i 15 in poi. È vero che comunque se uno riesce a pescare tra i 15 e i 20 metri ha tantissimo fondale per poter pescare. Poi chiaramente spostandosi più fuori, per chi è in grado, chiaramente si può pescare ben oltre i 30 metri, si continua a trovare fondale incredibile. La parte di Levante, chiaramente, non c'è l'interdizione perché chiaramente poi l'aeroporto finisce, tranne durante il periodo estivo dove diciamo, siamo tutti soggetti alle ordinanze balneari e là praticamente è possibile pescare a qualsiasi quota. Quello è sia dal bassissimo fondo, sicuramente avrete visto qualche bella pescata di Beppe Cardella, orata, Sì. che è, diciamo, un altro pescatore, fa parte della nostra associazione che pesca proprio nel basso fondo in determinate situazioni là. Per poi trovare, là si alternano zone rispetto a Ponente dove la roccia è molto più predominante, tramezzata da Posidonia, là invece la Posidonia è un po' più rada e si alterna, diciamo, macchie di sabbia a zone di grotto. Anche là c'è un orlo, però diciamo l'orlo è abbastanza fuori, quindi comunque la zona pescabile rimane veramente ampia. Com'è l'ambiente palermitano di pesca subacquea? Nelle sue viscere più profonde. Beh, allora, sicuramente parliamo di uno degli ambienti più storici, no? Cioè, diciamo, che ha dato vita, tipo, forse tra i più grandi campioni del nostro sport abbia avuto. Ce ne sono tanti, innumerevoli. Dico, forse neanche io non sono neanche la persona più adatta a parlare di questo argomento, ma diciamo partendo da Molteni, no? Lobbaido, Riolo, no? Antonia Ruta, Sandro Mancia, Vincenzo Sogli. Guarda, ne possiamo parlare all'infinito. Tutti atleti che hanno vinto tantissimo in ambito nazionale, internazionale. Chi è stato in nazionale? Dico, Paolo Catania, insomma, ce ne sono veramente tanti. Salvo Natoli, non so se l'avevo già Sì. detto, tra gli ultimi, diciamo,
portacolori della nostra Nicola, che praticamente ha vinto un italiano di seconda ed è arrivato secondo all'italiana a Trapani all'alba dei 60 anni, come se fosse un giochino per tutti. Insomma, dico, è un movimento sicuramente con delle radici importantissime, che adesso, devo dire, presenta tanti giovani, ma che, diciamo, in generale, ma questo è un discorso più generale, sta vivendo qualche momento di difficoltà. Ma io parlo del movimento agonistico in generale, cioè se l'assoluto, i campioni di seconda comunque vivono in qualche modo, le selettive, soprattutto in Sicilia, ma così come anche in altre regioni, stanno avendo un piccolo momento di crisi, dovuto a una partecipazione che per qualche motivo è meno sentita rispetto agli scorsi campionati, ecco, diciamo così. Cioè, per farti un esempio, se noi quando abbiamo, diciamo, Lorenzo ha creato questa associazione dell'Oppesca Sub, di cui è presidente, io sono vicepresidente, siamo arrivati al forse 12° trofeo, le prime edizioni erano con quasi 50 iscritti, adesso a malapena arriviamo a 25, ok? È così come altre gare. L'ultima selettiva che si è svolta c'erano 30 persone, ma era una selettiva particolare, ma quella di prima 20. Quindi, È l'età diciamo, di queste persone? e l'età di queste persone, l'età media cresce tantissimo. L'età media cresce. Quindi, anche proprio per questo, con Lorenzo, che è il titolare, oltre ad essere il presidente dell'associazione Oppesca Sub, è titolare di Appena Store. Abbiamo pensato di cercare di ringiovanire in qualche modo l'ambiente, cercando di, come dire, creare nuova linfa vitale per il nostro sport, perché, come ti dicevo fuori dalla diretta, dico, io sono convinto del fatto che uno sport, per essere considerato tale, ha bisogno di un movimento agonistico. Se il movimento agonistico si perde anche lo sport. E nessuno questo me lo leva dalla testa. Quindi abbiamo messo su dei corsi di pesca in apnea. Io sono istruttore dal 2016. Lorenzo, che è un ottimo pescatore, oltre che titolare di Appena Store, diciamo, è come dire, il punto di riferimento della pesca in apnea palermitana e non solo. Quindi, diciamo, il connubio tra le due cose ha portato a una buona partecipazione ai primi due corsi che abbiamo effettuato, con tanti ragazzi in più, circa sei che si sono iscritti in più alle selettive, cioè da 0 a 6 in più, non è. E con discreti risultati, considera che alla scorsa gara di Trapani, uno di questi ragazzi che abbiamo brevettato ha portato al peso un tordo di 1 kg 451 grammi, un chilo 251 grammi, che poi è risultata essere la preda più grossa della manifestazione. E per tornare a Vincenzo Solli, che è una grandissima atleta, è stato un atleta della nazionale, lui non so in che anno, se vuoi lo cerco, con la nazionale vinse una prova di Coppa Europa. E quindi ricevette una bellissima coppa. Vincenzo, che è molto particolare, dal cuore grande, eccetera, ha pensato che poteva essere una bella coppa da rimettere in palio, no? Per stimolare anche l'interesse, no? E l'ha rimessa in palio come coppa destinata all'atleta che avesse portato, perché poi nel specifico. E combinazione, questo ragazzo alla sua seconda gara vince questa coppa bellissima, sembra una coppa dei campioni di prova vinta da lui in nazionale alla Coppa Europa. Vedi, Felicità, ci vogliono gli stimoli vogliono gli alla stimoli. battaglia. Chiaramente, Tony Antonino, per questo, diciamo, per esempio, è rimasto entusiasta di questa cosa qua. E chiaramente ora le gare sono finite, almeno in Sicilia avremo poi il campionato di qualificazione a Trapani a settembre, qui parteciperò anche io, e poi a ottobre si ripartirà con le selettive, e spero comunque che sia ancora più partecipato. Ora, giusto ieri ho fatto l'ultima uscita del secondo corso, e mi auguro che altri di questi si possano iscrivere con le nuove. Cosa per partecipare alle gare credo ci voglia un brevetto di pesca in apnea agonistica.
Sì, allora, il brevet attualmente per partecipare, allora, se tu non hai mai partecipato a una gara, ok, puoi partecipare al anno di selettiva senza il brevetto. Ok. Poi, se riesci a qualificarti al campionato italiano, però devi comunque conseguire il brevetto. Dall'anno successivo è obbligatorio avere il brevetto. Il brevetto, dico, è qualcosa che al di là dell'insegnamento che comunque puoi ottenere, ecco. Ti dà delle indicazioni molto importanti su alcuni aspetti, alcune tematiche, per esempio quelle della sicurezza, della gestione e della prevenzione, quindi dei problemi che possiamo avere, dell'allenamento, che reputo fondamentali, perché e poi l'esperienza, cioè, dico, ti apre a parte che poi l'associazionismo è qualcosa che secondo me, dico, va benissimo. Il pescatore apprendista è sempre molto, diciamo, individuale, e invece essere parte di un gruppo, no? Che fa un corso, per esempio, è un'opportunità per fare delle nuove conoscenze e per avere come dire, dei compagni con cui poterti organizzare per andare Sì. a mare. Ed è innegabile quanto sia vantaggioso per tutti, perché trovi una persona a capo, trovi un compagno, trovi un assistente, no? Poi, diciamo, ti apre il mondo delle gare, che anche questa è una cosa che ripeto sempre, per esempio, ai ragazzi, sempre per tornare al discorso che ho fatto, l'esperienza della pesca in apnea. Quante volte ti è capitato di andare a mare e non prendere niente? Esci da là e sei solo, no? Esci dall'acqua e il primo pensiero qual è? Oggi non girava niente, non c'è niente. Invece, quando vai alle gare, da qualsiasi gara, quel giorno tu fai una battuta di pesca e non prendi niente, esci dall'acqua, oggi a mare non c'è niente. E no, perché il primo classificato prende 10 saraghi e dici: ma scusa, allora rifletti sul fatto che effettivamente c'è qualcosa che non hai capito di questa situazione. Perché cresci tantissimo quando fai una gara? Perché se è vero che il pescatore in apnea prima, agonista, prima della gara è assolutamente reticente, noi in Sicilia diciamo fa spitale, no? Sai, cioè, per i non siciliani, cioè, dice, piange, si lamenta, non c'è niente, non ho visto niente. Poi in realtà, e lo sai benissimo, dico, il pescatore poi dentro invece è super egocentrico, quindi se fa una bella pescata deve mostrarlo a tutti e deve dire a tutti come ha preso quei pesci, no? Quindi subito dopo la gara poi c'è questa serie di racconti su come ha preso il sarago difficilissimo, come ha trovato la tana delle corvine, ma cosa cambia? Che tu a mare c'eri, quindi sai perfettamente che condizioni c'erano, e se hai un minimo di acume tattico e tecnico riesci ad associare quelle condizioni al tipo di pesca che ha fatto chi ha fatto bene. E poi puoi riproporlo nelle battute di pesca successive. Cioè, quindi tu sai che in quel posto, con quelle determinate situazioni, probabilmente un approccio simile a quello che ha fatto chi ha vinto o comunque chi ha fatto bene è sicuramente vantaggioso. Quindi, se hai un minimo di, diciamo, se sei aperto, no, all'apprendimento in tal senso, riesci in qualche modo a sfruttare l'esperienza degli altri e fare molta più esperienza. Diventare più bravo in molto meno tempo. Quindi Picciotti, a chi è che vuole prendere pesce, Francesco ha appena descritto il primo passo per farlo. Oh, dico, poi le Easy. selezioni nello specifico, cioè le gare in genere, io le trovo divertentissime perché dico, si genera un clima, a parte rivedere tanti amici, si scherza, dico, Ci è una sta, ci cosa, sta. Vedi, io sì, per esempio è sono... indescrivibile, non è una cosa Io che sono puoi. molto timido. Cosa diresti a una persona molto timida che ha magari anche una certa ansia da prestazione nei confronti La del prestazione ce confronto? l'hanno tutti. Te lo ricordi, Nicola? Non ho dormito, Sì. c'è cioè un campione come lui. Figurati noi che siamo nulla, Sì. ok? Dico, il discorso è questo, che fondamentalmente, dico, l'agonismo devi avercelo dentro, cioè ti deve piacere. Poi è sempre un momento di crescita, è un momento di divertimento. Non, un qualsiasi sport agonistico tu metti, puoi essere il più bravo, ma non può andare sempre bene, soprattutto se si è all'inizio, cioè nel senso è molto più difficile
per uno di a cui tutti si aspettano qualche cosa, che non uno che invece sta iniziando in quel momento. C'è un ragazzo che si è tesserato con noi, diciamo, l'anno scorso, appena 18enne, è molto bravo, Riccardo Emma. Molto molto bravo, che ha vissuto male questo approccio all'agonismo perché si aspettava tanto, cioè un ragazzo che comunque va a mare e prende pesce, però le gare sono tutta un'altra cosa, ma non solo nella pesca in apnea, in qualsiasi altro sport, cioè come giocare a calcio con gli amici, essere particolarmente bravo e poi essere catapultato nelle gare in un campionato, o quello che si fa un'uscita in bici da solo, ha ottimi tempi perché su Strava è, diciamo, ai com, no? Sì. Però poi al Giro d'Italia rende. Cioè, è chiaro che c'è anche un tipo di esperienza che si deve fare e si deve fare a livello agonistico. Cioè, non bisogna mai correre, bisogna prendere i risultati per quello che sono e cercare di trarre il meglio da qualsiasi cosa, ecco. Perché torna a dire, in qualsiasi gara uno impara, anche se non prende niente. Com'è andata quest'ultima gara di cui mi parlavi? Dove si è svolta? Ah, Bonaggia, Trapani. Allora, è una selettiva. Io ho partecipato a fuori classifica, mi sono goduto il tutto, diciamo, allora, ha vinto Fabio, amico, che è atleta di casa, ha fatto una prestazione magnifica, ha portato al peso 10 pesci. Aneddoto carino, io da fuori classifica, perché sempre per tornare al fatto della gestione tra pesca e famiglia. Utilizzo queste gare anche per allenarmi. Tu considera che da inizio gennaio fino ad adesso ho fatto solo 12 pescate. Ok, pensa Cioè, te. sono 5 mesi. E in queste 12 pescate, 3 erano gare. Ok. Ok? Non riesco ad andare a mare spesso, ti fai il conto, è tipo una volta forse ogni 2 settimane o giù Sì. di lì, 5 mesi. Non è moltissimo. Quindi io le faccio a parte perché mi divertono tantissimo, il GPS non si è acceso, quindi non l'avevo preparato, quindi mi sono messo a pescare. Il posto lo conoscevo perché l'anno prima, sempre da fuori classifica, avevo vinto in quel campo gara. Quindi, in qualche modo, come aneddoto Fuori, carino, scusa, fuori classifica che vuol dire? sì, perché da atleta qualificato ai campionati, l'anno scorso ho disputato il campionato assoluto, quest'anno sono retrocesso, malamente peraltro. Quest'anno sono al campionato di qualificazione, quindi gli atleti qualificati, già qualificati, possono partecipare alle selettive, ma non prendono punteggio, cioè non interferiscono sulla classifica. Quindi c'è una classifica, diciamo, ufficiale della gara, È che quella magari giornaliera. Ok. è quella della selettiva. Nella gara tipo prendi la posizione, però quella la selettiva deve, no, il, diciamo, il mio piazzamento viene elevato a favore quindi se io faccio primo, realmente il mio piazzamento è fuori classifica, il secondo viene slittato al primo e così via, ok? Quindi, insomma, faccio questa gara divertentissimo, dico. Incontro a un certo punto, avevo preso un bello scorfano grosso e un tordo, mi sembra. E incontro a metà gara Vincenzo Solli, lui, che anche lui là faceva la gara, ma così per divertimento, non aveva velleità di qualificazione. Mi fa: "Guarda, i pesci sono tutti di là, dove stavo andando io, no? Vai, vai tranquillo, i pesci sono tutti di là." Ho detto: "C'è Paolino, sono tutti là, papà, io non ci vado perché c'è troppo da pinneggiare." Io lo guardo, gli faccio: "Vince, e perché tu non..." "No, no, troppo da pinneggiare." Insomma, Vincenzo va dall'altra parte e prende i pesci e fa un ottimo quarto, figurati. Abbiamo riso tantissimo perché Vincenzo, chi incontrava, "Vai di là che ci sono i pesci." E lui è andato dall'altra parte a sparare i saraghi. Tra l'altro, un bel saragone alla fine, ultimo tuffo, bellissimo. La giornata com'è stata in termini di condizioni? No, Cosa bellissima giornata, spettacolare. Sì. quindi Bellissima giornata, sì. condizioni sottomarine, com'era? No, acqua limpida. Beh, bello. Ora io non ricordo benissimo, ma sì, ma mi sembra che c'era buona visibilità, non c'era corrente completamente. E Fabio che ha vinto, insomma, non so che percorso ha fatto, però ha preso 10 pesci. Tra tordi, saraghi e corvini. Pescata magnifica. Ok. Allora, dimmi una cosa. Hai
La nostra community è per chi comincia, e chi comincia il più delle volte, non avendo il mezzo nautico, parte da terra. Io Dammi bevo. qualche, vai, dammi qualche dritta per questi picciotti che cominciano letteralmente da zero, e si vogliono andare a divertire a mare. A partire dalle prime uscite, cos'è quel must da seguire? Allora, diamo per scontato che comunque hanno già un'attrezzatura di base, comunque abbiano una conoscenza, cioè comunque ormai, diciamo, il bello di questa generazione è che comunque trova facilmente le informazioni, diciamo, in rete. Quindi già comunque bisogna poi saper filtrare, però generalmente, dico, si trovano piuttosto informazioni, però comunque quando ti affidi a dei negozianti, diciamo, diciamo in gamba, molto ferrati, comunque già ti indirizzano verso una condizione così. L'estate, sebbene l'acqua sia calda, non lo reputo mai un buon momento per cominciare, perché partendo da terra, chiaramente si devono fare, bisogna considerare che c'è l'ordinanza balneare e quant'altro. Però diciamo che è la stagione, diciamo, più semplice. Consigli per iniziare? Sicuramente, dico, ma mi sembra anche quasi ripetitivo, perché sono le solite cose. Dico sempre un occhio all'apnea, alla gestione dell'apnea, che è quella principale. E poi, generalmente, dico, una pesca a razzolo è quella che poi paga. Al neofita, diciamo, dà la possibilità di poter prendere qualche cosa. Però generalmente, dico, sembra che lo dico essendo di parte, ma io ne sono convinto. Comunque, trovare un buon istruttore che ti possa seguire è sempre una scelta migliore, è sempre la Sì, scelta sì, migliore. sì, sì. Perché poi, sai, anche piccolezze, cioè dalla capovolta, dall'approccio in tana, sono dei piccoli accorgimenti che, anche nel rimanere nel basso fondo, ti possono dare la possibilità di una cattura in più. L'approccio Certo, vabbè, ma poi dici, mentale di parte o non di parte, la curva di apprendimento, quando seguita da qualcuno che è del mestiere, tra virgolette, ha una curva totalmente diversa. Tu magari quello che avresti imparato in un anno, in tre uscite, potenzialmente riesci a. magari le tre uscite non sono sufficienti, però. Guarda, per esperienza, anche l'attenzione al dettaglio, che ti posso dire, il fatto di camminare su un fondale basso, ma apparentemente senza vita, ok? E vedere come cambia l'approccio da un tipo di approccio passivo, cioè che tu sei quasi stanco, no? Sì. Dici, inizia, ma non c'è niente. Ha un approccio di tipo un po' più attivo e, no? Diciamo, un po' più sul pezzo, per intenderci. E che poi vedi in tanti agonisti o pescatori bravi, può fare la differenza, perché se poi ti capita quella singola occasione e tu sei distratto perché in quel momento dici basta, ora prendo e me ne torno, fa sì che quella cattura possa essere capitalizzata o meno. Cioè, il discorso, non so se hai sentito, dai, è l'ultimo tuffo della gara, prendo il pesce che mi salva la giornata. Ma l'ultimo tuffo non è casuale, è perché quel pescatore là è un pescatore fortissimo, chi che sia, che ci ha creduto fino all'ultimo ed è riuscito a capitalizzare l'ultimo tuffo. Sì. L'approccio mentale e la determinazione sono tratti importantissimi. Va In un modo che va bene. operato questo, ormai, cioè, magari, io non so, cioè, per i racconti che fanno del mare di 40 anni fa, il basso fondo era sicuramente molto più popolato. Adesso noi non abbiamo questa fortuna, varie cause, io quindi, tipo, è spesso capita di divagare in un fondale apparentemente deserto. Se in più ci mettiamo, diciamo, l'allagnamento, no? Non Si c'è allaga. mia piccione, No. le Chiaramente, reti è questa. se c'è l'unico sarago che era là, tipo l'orata che passa, la salpa, la triglia, cioè, allora è finita. Dico, tanto vale che ci leviamo mano, insomma, va. Concordo, concordo, concordo. Vero è pure che minchia, cioè nell'immediato palermitano il più delle volte
È deprimente entrare in acqua. Ne parlavo con, se non erro, con Dario Deli, credo, Sì, che alla Dario, tra base. l'altro sto per iniziare una Cosa? collaborazione con Dario, Vedi? come Andros, sì. Pensavo, lui si discuteva sul fatto che chiaramente quante più opportunità di pesce hai, quanti più errori puoi fare, quanto più occhio ci puoi fare. Se già alla base c'è chiaramente poca roba e sei esposto a pochi avvistamenti passivi anche, minchia, allora la situazione diventa complessa. Non mi ricordo con chi altro discutemmo del fatto che con Fazzolari, che molto probabilmente in quel momento uno si rompe il cazzo, dice minchia, ti sei comprato tutto, non vedi niente, non prendi mai niente, hai speso un sacco di soldi. Finisce la stagione, comincia l'inverno e abbandoni. E quindi alla base che cosa ci vogliono? I pesci. Ci vogliono i Sì, ci pesci. vogliono i pesci, semplicemente questo, però se hai un approccio molto, diciamo, propositivo e Sì. proattivo, chiaramente la probabilità aumenta. Ieri proprio abbiamo trovato le condizioni assurde, poi ci ha beccato il diluvio, insomma, ma all'uscita precedente col corso, ho portato i ragazzi una zonetta di lastre, proprio le prime che si incontrano, super conosciute, super... fuori una baietta dove c'è l'hotel Porto Rice, no? E provavamo l'approccio alla tana con i vari ragazzi. Insomma, a un certo punto io li correggevo così, poi praticamente dopo che abbiamo quasi finito, diciamo, abbiamo finito la sessione, ho detto: vabbè, dai, ragazzi, vi faccio vedere come io approccerei a queste lastre qua. Fortuna, perché ci vuole comunque un pochettino di fortuna. E gli ho sparato sotto due bei saraghi. Ok, davanti. Ma mica è un'ora che ci siamo sotto queste lastre, non c'è niente, cioè, ci hai messo i pesci tu. Ma è proprio l'approccio, cioè il visualizzare il tuffo, cioè il tuffo non si conclude in quell'istante. Nel momento in cui tu decidi di risalire, devi già programmare il tuffo successivo in questa tipologia di pesca, con basso fondo, con lastre. Quindi prima di risalire, dare un'occhiata all'orizzonte, vedere cercare di capire dove potresti fare il secondo tuffo, perché è un'azione di pesca. Non Sì. è un singolo tuffo, è un'azione di pesca che poi ti porta alla cattura. Questo è quello che piace fare a me, dico che sono un pescatorino da medio-basso fondo, ecco. Ma ci sta tantissimo. Dimmi una cosa, voglio concludere con una domanda. Allora, se tutto va bene, ha tipo 3 anni che lo dico, quest'anno ci sarà la London International Spearfishing Club Perth Competition, che è una gara a coppie fatta in Inghilterra, dove vado a pescare normalmente. Quindi giochiamo in casa, tra virgolette. Benissimo, E chi verrà, tra parentesi, Fabio Antonini, se tutto va bene, insieme con un altro tizio che non mi ricordo in questo momento come si chiama. Li hanno male. invitati quelli del... Sì, concordo, mi perdoni Il l'interessato, compagno. il compagno. Sembra essere un evento che avrà una bella risposta. Sono stati invitati questi special guest. Ho trovato un compagno, quindi la situazione potrebbe essere interessante. Ora, pescare qua in Inghilterra si pesca all'aspetto, all'agguato, ma comunque si pesca libero, non in tana. O meglio, ci sono dei contesti in cui, non in questa zona, dove si può pescare all'imboccatura di cavernoni e tane, dove fondamentalmente si cercano le spigole, però è una pesca comunque molto diversa da quella che facciamo qua. Ora tu dici, quando si pesca in tana e a razzolo, tu hai la testa sempre a guardare avanti, a perlustrare il fondale, a vedere dove ci può essere la spacchettina, il movimento di pesce, un tuffo dopo l'altro, per creare questa azione di pesca. Io che dovrò affrontare la mia azione di pesca quasi tutta all'aspetto e all'agguato, come me la devo organizzare questa situazione? Allora, non ho tantissima esperienza, diciamo, di pesca in quelle zone, quindi, diciamo, sinceramente non saprei cosa consigliarti, dico, per cui mi lasci veramente senza una Allora, reale risposta. Cioè, io dico, è chiaro che comunque una gara va preparata. Una volta che ti prepari la gara, magari dovresti, se è a nuoto, no? È a nuoto. sì.
Dico, chiaramente l'idea di sviluppare un percorso che prenda i punti più importanti, che ti porta poi in oceano, probabilmente l'orario sarà molto importante perché giocherà tantissimo il picco di marea, no? Quindi l'idea è quella che dovresti trovarti nel punto migliore nel picco di marea, giusto? Quindi più o meno. Dipende, allora in questo posto di qua sicuramente io ho notato che nei picchi di marea dove c'è più movimento di acqua c'è più presenza di pesce. Purtroppo però stiamo parlando di un posto dove nel picco di marea fa anche 20-25 nodi di mare, di corrente, Di cose corrente. pazzesche. Però il punto è giusto, nel senso. Io ho trovato sempre più pesce nelle zone antistanti, queste punte, dove comunque i momenti in cui dove si muove tanto, tanto il mare. Sicuramente il discorso dell'itinerario è interessante. Tramite una intervista con uno di voi, Lupi, ho capito sempre di più rispetto a dove guardare all'aspetto, rispetto alla corrente. E mi è stato suggerito di guardare sempre controcorrente perché il pesce si muove in corrente quello che caccia, a quanto pare. Io sapevo al contrario, però. Risale la corrente anche. Dici, ok, io ho avuto molti contesti in cui ho visto le spigole trasportate letteralmente Dalla dalla corrente. corrente. In questo contesto, però, vedi, sono le regole, non regole. Ecco, è Ma l'esperienza alla perché? base, quella. Perché penso che sia anche qualcosa legato al fatto che muovendosi controcorrente, dico generalmente. Riescono ad avvicinarsi perché la corrente porta via tutta una serie di onde, Ok. no? Che consentono di arrivare più vicino senza essere sentiti prima che visti. Non so se riflettiamo su questa cosa, però comunque c'è una variabilità estrema. Dico, probabilmente dico, è legata più alle esperienze personali che non, diciamo, Magari, sì, ma guarda, a è un come io, per casino. esempio, spesso si vedono controcorrente, fermi, con la Sì. testa rivolta controcorrente, per esempio. Sì, ma guarda, Comunque. io quello che so è che nel cava a mare, zocco ne esce ne esce, nel senso l'obiettivo è quello di andarsi a divertire e di fare sicuramente nuove amicizie, poi se c'è la Con le possibilità. spigole, io nonostante le ho prese sempre, diciamo, in situazioni di risacca, per cui. La corrente era quella generata dal maroso, dal Ok. mare mosso. Non so, con la corrente, diciamo. Poi l'unica volta che ho pescato in Atlantico ero a Fuerteventura, completamente inesperiente. Mi butto, mi danno tipo un cavetto, c'erano le onde, io mi sono messo a pescare all'agguato e prendevo i saraghi. I saraghi dove me li sono messi? Mi sono fatto un pezzo di filo e me li sono messo in cintura e quando sono uscito, chi mi ha portato ha guardato, tipo, è sbiancato perché praticamente loro pescavano invece all'aspetto tradizionale, prendevano i pesci e li mettevano sopra gli scogli perché comunque c'erano i tiburon che potevano venire. Io invece tranquillo con questi pesci attaccati alla cintura, che problemi c'erano? Che I cazzo? tiburon, Vabbè. le razze quelle enormi, non viene il nome, o gli squali Sì, io ero d'aria, tranquillo, il bellissimo, problema c'era. Appena per mi hanno carità, visto bellissimo. sbiancare, ho detto: ma sei fatto sei pazzo? Io che ne so, mica me l'hanno detto. Dice: ma l'avevo dato per scontato. Vabbè, errori che si commettono, ma vabbè, lì è fantastico e ci sta che uno si distrae, non ci pensa a queste cose. Va bene, ok, Francesco, è stato un piacere. Ci vediamo perché Piacere mio. io Palermo Vieni è a casa mia. Palermo, me lo fai sapere, organizziamo una bella battuta di pesca. Va bene, va bene. Oh, un Dai. abbraccio e grazie per la disponibilità. Ciao Cristian, ciao, un Ciao. abbraccio.